Leggo l'intervento di Domenico Letizia al secondo seminario Vivian Kellens sulle comunità volontarie che ci ha gentilmente inviato e ha dato il titolo al suo intervento Comunità volontarie, la secessione a partire dal cooperativismo antistatalista. Dice Domenico Letizia: tempo fa sulla rivista libertaria di tendenza anarcosindacalista Cenerentola pubblicai un articolo intitolato Il possibilismo nella società libertaria. In sintesi, illustravo semplicemente come proprio una serie di comunità sperimentali e volontarie possono far, la pace a tutte, possono far fare la pace a tutte le tendenze dell'anarchismo contemporaneo, da quello capitalista a quello ecologico e green. Semplicemente si tratta di far comprendere che la libertà risiede innanzitutto nella libertà di associarsi e dissociarsi, lasciando poi libero ognuno di associarsi o non a quella comunità che si ritiene più congrua ai propri ideali e alle proprie visioni dell'esistenza. Nessuno in una società libertaria proibirebbe a coloro che credono ad una comunità fondata su modelli anarcho-capitalisti di vivere accanto a coloro che praticano modelli anarcho-comunisti, i quali potrebbero a loro volta convivere con quanti seguono modelli anarcho-primitivisti. Il punto d'incontro è proprio nel principio del volontarismo e della libertà di scelta, seguendo quell'assioma tanto caro all'anarcho-capitalismo che è il principio di non aggressione, la non violenza dei libertari. Constatato ciò, il problema è dove partire ora e subito con la costruzione di un'alternativa autenticamente libertaria, sperimentale e volontarista. La storia, soprattutto quella americana, ma quella europea ne è ricca altrettanto, è colorata dalla creazione, dal fallimento e dalla sperimentazione di comunità volontarie basate su principi religiosi, politici, sociali, nutrizionali, eccetera. Quello che gli storici non ci hanno tramandato è che la stragrande maggioranza di queste esperienze è rappresentata da comuni anarchiche, pensate appunto come l'espressione più pura dello spirito dell'America. Ronald Craig ci porta un cospicuo numero di storie di questa utopia vissuta. Altruria, socialisti cristiani della California, Fruit Hills, Point Hope, Prayer Home, Tuscarawas, Utopia e Spring Hill, Freeland, Home, Freedom Colony, Mount Air Colony, Mohegan, Sunrise Cooperative Farm Community, fino alle più note Stelton in New Jersey, che ruotava intorno alla scuola moderna ispirata al pedagogista anarchico spagnolo Francisco Ferrer, New Harmony, fondata personalmente da Robert Owen, Kendall, tra cui fondatore è Josiah Warren, e Skane Needles, New York. Questo solo per citare le più note. Un fenomeno che, in un paese pochissimo abitato, coinvolgeva migliaia di persone. La ricerca della felicità che gli Stati Uniti, unico paese al mondo, contemplano fra i diritti fondamentali della propria Costituzione, si esplica tipicamente nella sperimentazione e nella pratica, un'utopia in totale accordo con le idee del federalismo americano, costantemente sottoposta al vaglio dell'esperimento e costantemente modificata dall'ingresso di nuovi elementi. Ripartire da questi studi storico-politici non può che essere proficuo per una prospettiva libertaria. La libertà è sempre accompagnata dalla responsabilità. Per questo basilare principio bisogna preparare un percorso comune di trionfo libertario e autogestionario nelle nostre città e nei nostri quartieri, comitati di liberazione dallo Stato e da tutte le istituzioni imposte, lasciando spazio a forme di organizzazione libere e volontarie. Oltre alla secessione individuale e collettiva, difficile da praticare allo stato attuale, esistono forme efficaci di autogestione che rispettano i criteri della libera spontaneità nel libero mercato. Esse sono le cooperative ad azionariato diffuso e le cooperative di proprietà dei consumatori e la diffusione di queste cooperative in tutti i settori della società, oggi monopolio soprattutto culturale dello Stato. Ad esempio sicurezza, vari settori, sicurezza, sanità, istruzione, assicurazione, eccetera. Negli Stati Uniti, dove il socialismo di stampo marxista, escludendo gli ultimi tempi,
ma con evidentissime differenze, è un essere alieno, la cooperazione è praticata e le worker home cooperatives, cooperative di proprietà dei lavoratori, sono esistite ed esistono grazie anche al diffuso spirito di imprenditorialità e alla pratica della partecipazione, pratica che è insegnata a scuola dalla prima classe elementare. Le imprese cooperative forniscono qualsiasi bene o servizio di cui i membri hanno bisogno. Esistono cooperative di credito e di servizi finanziari, di assistenza sanitaria, cura dei figli, per l'alloggio, le assicurazioni, servizi legali e professionali. Cooperative che vendono cibo, forniture agricole, hardware e attrezzature ricreative. Forniscono servizi pubblici come energia elettrica, telefonia e televisione. E i produttori delle cooperative si muovono nel mercato fornendo merci e servizi ai propri clienti. Queste cooperative sono viste di buon occhio anche dalla tradizione repubblicana americana, che vede in esse lo spirito imprenditoriale ed intrapresa che di fatto appartiene alla cultura americana. Le cooperative di consumatori possono essere costituite da singoli o imprese e in quest'ultimo caso sono spesso indicate come cooperative d'acquisto o shared service. D'altra parte, cooperative di produttori comprendono sia quelle formate dalle imprese, spesso chiamate marketing cooperatives, e cooperative di lavoratori, i cui soci sono persone fisiche. Ogni tipo di cooperativa ha varie sottocategorie e alcune cooperative contengono elementi di entrambi i tipi. Ad esempio, una cooperativa elettrica rientra nel tipo di cooperative dei consumatori, poiché i consumatori nell'area del servizio di quelle cooperative ne sono i proprietari. Come altre cooperative, il consiglio di amministrazione per una cooperativa di lavoro è eletto dall'assemblea e formato da membri della cooperativa, in questo caso i lavoratori. Il consiglio è sempre controllato a maggioranza dai lavoratori, anche se alcune cooperative di lavoro hanno al loro servizio direttori esterni e consulenti nel consiglio di amministrazione. Le strutture di gestione delle cooperative di lavoro variano notevolmente secondo i desideri dei soci. Alcune cooperative di lavoro utilizzano una gerarchia tradizionale di gestione, mentre altre impiegano sistemi di gestione più livellati, spesso chiamati collettivi, che consentono ai dipendenti di essere più direttamente coinvolti nelle decisioni di gestione. Altri usano un sistema team-based, che utilizza elementi di entrambi i sistemi tradizionali di gestione aperta. Molte cooperative di lavoro utilizzano un processo di consenso che riscuote l'assenso di tutti i membri, quindi anche una sola persona è in grado di bloccare una proposta. Senza dimenticare l'importanza di tali modelli per la trasparenza amministrativa che ne deriva e l'incentivo all'impegno, data la presenza costante del lavoratore produttore e, perché no, consumatore stesso nella vita dell'azienda, queste società agiscono e si diffondono dove vi è un mercato libero. Anzi, più le maglie dello Stato lasciano sviluppare queste aziende senza interferire con l'eccessiva tassazione e la burocrazia soffocante, più questi modelli di società si diffondono, dato che la loro è una concorrenza maggiore della concorrenza attuale, perché oltre che sui prodotti si compete anche sui principi, cioè sulla qualità del lavoro, del prodotto e sul rispetto dei diritti e libertà, sull'ambiente e sulla partecipazione diretta alle decisioni. Questi modelli già presenti possono avere vita facile solo ove lo Stato non è aggressivo e interferente poco o nulla negli affari economici. Come dimenticare le società di mutuo soccorso presenti in Europa e che vennero danneggiate ed eliminate proprio quando lo Stato sociale e previdenziale prese il sopravvento nelle varie nazioni? L'importanza di queste cooperative, dal mio punto di vista, è soprattutto culturale, con conseguenze politiche. Infatti, esse rendono consapevole ogni cittadino della propria capacità di autogestirsi e autogovernarsi, facendo compiere loro un primo passo verso la secessione dallo Stato, liberandoli dall'idea falsa della necessità dello Stato nella loro vita come fornitore di servizi che si sostiene non esisterebbero attraverso la libera iniziativa. Le comunità volontarie rappresentano la svolta anti-autoritaria del futuro a partire dalla realtà attuale. Una secessione economica deve avvenire già nei nostri quartieri, città, condomini. I cittadini devono affidarsi alle loro capacità di autogestirsi,
non rincorrendo più il consigliere comunale o il sindaco del paese per una soluzione spesso illusoria dei loro problemi. Il primo passo è proprio quello di liberarsi dall'idea dell'istituzione come necessità del vivere sociale. Una strada attuale da percorrere per questa consapevolezza è proprio quella delle cooperative liberiste e libertarie che possono variare nelle scelte decisionali ed economiche. Le scelte vincenti saranno poi oggetto di premio o di difetto da parte del mercato stesso. Ad esempio, data l'attualità del problema acqua, immaginate cooperative ad azionariato diffuso, cioè ogni cittadino che aderisce alla cooperativa possiede azioni della stessa, e simili che gestiscono le fonti idriche delle nostre città. Soluzione allo statalismo e al privato finto, perché messo lì dall'amico dell'amico del politico di turno. Questa potrebbe essere un'ipotesi di liberazione economica e sociale dalle fonti idriche dello Stato. Non sarebbe questa una sorta di secessione attuata con successo? Espandiamo questo modello ovunque e si arriverà alle comunità volontarie facendo fallire lo statalismo sia economicamente che moralmente. Ecco, questo è l'intervento di Domenico Letizia.